Parlare la senatrice Cantù, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Siamo compiaciuti che anche le nostre proposte contribuiscano ad aumentare coralmente la consapevolezza che i fondi del PNRR non possono essere spesi in modo non oculato. E in sanità, soprattutto, finalizzando le risorse affinché non si abbia a ripetere mai più e non ci si ritrovi mai più nella condizione di impreparazione e vulnerabilità in cui ci siamo trovati a inizio pandemia. Perciò assume rilevanza strategica la realizzazione di un sistema prevenzione nazionale salute non solo dai rischi ambientali e climatici, di cui bisogna sicuramente tenere conto, come recita l'articolo 27 del provvedimento in conversione, ma è indispensabile avere ben presente la necessità di fare sistema anche per il rafforzamento e il miglioramento delle attività di sorveglianza attiva e passiva con carattere One Health, di riconoscimento dei determinanti e dei rischi e di valutazione dell'impatto degli interventi, prioritarizzando le attività di preparazione e potenziamento delle capacità del Servizio Sanitario Nazionale di identificazione, prevenzione e risposta delle patologie respiratorie ad elevata trasmissibilità e patogenicità, nonché di prevenzione e contrasto all'insorgenza e diffusione di zoonosi. È per questo che da tempo insistiamo e poco abbiamo ottenuto sulla predisposizione del piano pandemico nazionale di prevenzione proattiva e governo dei rischi delle malattie trasmissibili a rilevanza endemica e pandemica e a carattere zoonotico, e per una profilassi vaccinale davvero efficace e sicura senza sprechi. Siamo di fronte ad un momento cruciale della nostra storia politica e sociale che ci impone di riaffermare con forza e determinazione, negli attuali scenari di guerra, non solo l'etica della responsabilità, ma di precorrere invece che subire, secondo l'etica della prevenzione, come principio fondamentale dell'agire istituzionale per il benessere individuale e collettivo, governando l'evoluzione della pandemia con tutti gli strumenti e le misure tecnicamente disponibili. Modello che potrebbe essere di riferimento anche a livello europeo, andando a proporre, anziché subire, le decisioni dell'Europa, incidendo con la stessa authorship dimostrata in campo economico anche per orientare le politiche sanitarie, finalizzando innovazione, ricerca e risorse sia per vaccini efficaci e sicuri nel tempo e nella prevenzione,
sia per il contrasto di zoonosi, le cui conseguenze sociali ed occupazionali, se si continua ad approcciarle deterministicamente, incontrollatamente, rischiano di essere non meno devastanti degli approcci ultraliberisti e incontrollati dei tecnocrati della BCE. Che hanno pensato di normalizzare la politica monetaria dell'Europa riducendo gli acquisti di debito sovrano degli Stati membri e innalzando i tassi di interesse, generando un unicum dove il rimedio è peggior del male dopo 4 mesi di guerra, amplificatrice di una spinta inflazionistica già in essere, in vero prevedibile e preparabile almeno da un anno, le cui responsabilità sono plasticamente evidenti. Ecco il valore della prevenzione in tutti i settori, responsabilizzando la tecnica al servizio della politica. Non diversamente, a fronte di una possibile recrudescenza pandemica, su cui ora dobbiamo determinarci legislativamente, indicando la messa a punto delle misure di prevenzione e preparazione atti a consolidare il ritorno alla normalità. Tutto questo chiamando a responsabilità politica il governo e l'esecutivo di Bruxelles e a responsabilità tecnico-scientifica le agenzie e gli uffici governativi preposti, sancendo un patto di collaborazione con tutte le strutture e gli uffici della sanità pubblica, umana, animale ed ambientale, come indicato nei nostri emendamenti, per la realizzazione dei livelli essenziali di assistenza, di prevenzione e protezione dai rischi delle patologie trasmissibili a rilevanza endemica e pandemica e a carattere zoonotico. I principi vanno rafforzati, inserendo tra gli obiettivi la messa in campo di misure stringenti di sorveglianza attiva e passiva con carattere One Health e prevedendo che il sistema vada a concorrere per i profili di competenza, alla definizione ed implementazione del piano pandemico nazionale di prevenzione proattiva e governo dei rischi, demandando il Ministero della Salute al Ministero della Salute il dettaglio attuativo, con un cronoprogramma certo, a completamento di quanto non previsto nel decreto del Ministro del 9 giugno. Dobbiamo tutti dimostrare di avere imparato da questi ultimi 2 anni molto di più di quello che da qualche parte ho letto e che più o meno suonava così. A essere forti ci hai costretto. Ti odio, Covid, che tu sia maledetto. La nostra forza, la nostra vera forza, e agire in prevenzione per non dover maledire. Grazie. Grazie, senatrice Cantù.